Allora, questo è uno scenario casalingo, ok? Quindi voi vedrete il piano cottura, una parte dove alcuni hanno il tagliere, quindi così, cioè sembrerà un casino per voi, ok? Però adesso vi insegnerò come mettere in sicurezza il tutto, ok? Allora, per esempio, fate caso, io qua ho cucinato un piccolo brodo, ok? Però abbiamo tutti questi utensili. Ok, compreso altri oggetti e cose che possono provocare danno a noi stessi, cioè principalmente alle nostre dita, ok, o al nostro braccio, dipende se voi siete mancini o destrosi, ok? Quindi quello che vedrete adesso è la messa in sicurezza della vostra cucina, perché ovviamente sapete che i primi incidenti al mondo avvengono in cucina, proprio in cucina, cioè tra tagli che vi posso, o oggetti che vi possono cadere addosso, o incandescenti, eccetera. Ok? Quindi la prima cosa che andremo a fare è sempre fare una cosa. Io vi considero per mettere a posto quello che è la vostra cucina è semplicemente, prima cosa, differenziare, ok? Quindi munirvi di vari contenitori di raccolta differenziata, in modo che voi possiate levare tutto da mezzo molto facilmente. Ok? Ok, quindi andremo a riposizionare quelle che sono i vostri alimenti e tutto il resto, in modo da avere una cucina sempre pulita. Sempre, perché ricordatevi, una cucina pulita vi aiuta comunque a lavorare qualsiasi piatto molto più velocemente del normale. Quindi cercate sempre di levare sempre tutto da mezzo, ok? Perché così una cucina pulita vi dimezza i tempi. Ok? Qui abbiamo ovviamente degli oggetti che saranno sporchi, ok? Quindi io vi considero e vi consiglio di utilizzare prodotti per lavare questi utensili, ma andiamo a vedere anche come lavarli, ok? Perché molti di voi che fanno? Aprono l'acqua, mettono il sapone, cioè comunque nel frattempo l'acqua gira, il contatore dell'acqua gira, quindi voi consumate, ok? Quindi adesso dal 2000 tutte le vostre cucine, ma anche qualcuna prima, tiene i filtri, ok? Che basta schiacciare verso il basso e viene chiusa la fuoriuscita dell'acqua. Quindi voi riempite, ok? Vedete? E quindi tranquillamente avete un risparmio dell'acqua. Andate a mettere il vostro sapone per piatti, ok? Io solitamente ne faccio uscire un bel po', e quindi avete già, vedete, state già riempiendo il prodotto di sapone, in modo che dopo, con una semplice passata di spugna, voi possiate lavare il tutto, cioè quindi tempi più ridotti, ok? E quindi avete uno spreco di acqua inferiore del 50%.